Comunque grazie davvero. Cercherò di essere sintetica anche se le cose da dire sono molte. Noi, avendo preso parte appunto alla procedura, abbiamo letto anche con molta attenzione e valutato la via con tutte le prescrizioni. Vorrei suddividere il mio intervento in tre parti. Uno che riguarda la non opportunità comunque di una centrale a gas in località Bottegone, ex area, ex Radici Pil, come abbiamo detto, e non è stato minimamente considerato. Oggi in Italia esiste, a detta della stessa Repower, basta vedere andare nel consiglio di amministrazione, nei suoi dépliant, anche tramite il professor Matti, che è un suo referente, ha portato anche bibliografia all'interno del suo progetto. In Italia esistono troppe centrali a gas naturali e per questo che l'energia costa molto e non ne dobbiamo fare più, anzi qualcuna andrà chiusa. La centrale a metano nell'area ex Radici Pil, e su questo non ci convincerete del contrario, non è necessaria perché non chiude nessuna ciminiera, non viene inserita a sostituire una centrale più inquinante di quella a metano, perché è vero come si dice che una centrale a gas naturale inquina sicuramente meno di una centrale a carbone o di una centrale a olio combustibile, ma qui non si chiude niente e non si spengono ciminiere. Detto questo, che è di carattere, e non ultimo, si va a collocare, come i nostri amministratori sanno, in una zona già fortemente impattata a livello ambientale. Bottegone ha tre aree industriali e risente della ricaduta delle polveri sottili e di altre sostanze dell'inceneritore di Montale. Tra l'altro, mi sembra il 17 dicembre, è stato approvato anche il piano interprovinciale dei rifiuti, nel quale si prevede il raddoppiamento. Si farà, non si farà, si discuterà. Di fatto è stato approvato. La nostra è una delle aree più inquinate della Toscana per quanto riguarda le PM12, la rileverà con le filtrazioni poste a Montale, e crediamo che da noi l'inquinamento sia anche maggiore di quello rilevato dalla centralina di Montale. Quindi il luogo è, come tutti sapete, ampiamente impattato. Okay? Detto questo, vorrei entrare un pochino in merito a quanto riportato nella via e dimostrare come la Repower non è quella ditta seria che vuole sembrare di essere e come si presenta ai cittadini, quando invece di portare il progetto, come fece quella sera, si mette a illustrare le sue belle diapositive, facendo vedere la trasformazione architettonica, ma parlando poco del progetto. La Repower ha presentato un progetto piuttosto affrettato, avrebbe fatto meglio a fare di più, ma anche quando gli è stato richiesto di fare di più, ha continuato su certi aspetti, se non su tutti, consentitemi, perché io mi sono letto le numerose pagine, integrazioni, eccetera, le stesse cose della prima volta. E qui io mi trovo abbastanza turbata, perché uno degli aspetti importanti di questo progetto, che la Repower dice ha presentato un progetto per il recupero del calore, la Repower fa una proposta senza sapere che qui nei dintorni non ha la possibilità di andare a utilizzare il calore. Che significa? Significa che una centrale per produrre energia elettrica, per chi non lo sa, cerco di spiegare in maniera molto semplice, oltre a produrre energia elettrica produce calore, che se non viene utilizzato viene dispersa energia. Tant'è vero che la nostra futura, non per noi possibile, centrale a Bottegone nell'area ex Radici Pil viene definita a della potenza di 245 megawatt termici. La Repower individua in prima istanza di dare il calore agli 8 vivaisti della zona per riscaldare la terra. Quando, silenzio, perché lo sanno, è bene che noi l'abbiamo già detto, però lo vogliamo, perché non si capisce come mai alla fine sia stato da... andiamo per ordine. Agli 8 vivaisti della zona, quando nella nostra zona gli 8 vivaisti non hanno serre riscaldate. Bene, ti viene detto, Repower, hai toppato, gli 8 vivaisti non vogliono il calore perché non ce n'hanno bisogno. E allora dice, ah bene, porterò il calore all'ospedale di Pistoia. Non sapendo, io non so con chi abbia parlato la Repower, ma sicuramente non ha parlato, come dice lì, con le persone fortemente interessate, perché l'ospedale di Pistoia va
basta leggere il Tirreno del 16 di febbraio, e questo è stato detto nelle osservazioni, non solo ha il suo sistema per produrre energia e calore, ma anche un sistema per produrre energia elettrica tramite il fotovoltaico. Quindi che indagine aveva fatto la Repower? Come faceva a dire che poi faremo questo accordo con l'ospedale? Ha toppato una seconda volta. È ammissibile che una ditta seria presenti una centrale? Il primo requisito è: io presento una centrale con il recupero del calore, io devo sapere subito a chi lo do, perché è un punto importante, vincolante per dare un parere positivo. Allora dice neanche l'ospedale è andato bene, ti si dà la possibilità nelle integrazioni volontarie, che qui avrei molto da dire perché sono state date molto tardi, c'era la scadenza del 10 febbraio, la Repau avrebbe potuto dire prima del 10 di febbraio, ovvero sia quando ci sono state comunicate le integrazioni da fare, dice ho bisogno di più tempo, datemi la sospensiva. Si è verificato dopo, questo è un elemento che noi vorremmo non in questa sede ma successivamente indagare. Comunque rimanendo al fatto, mi dispiace, io devo parlare perché... Non giochiamo sugli equivoci, si è stabilito una durata limitata per consentire il fatto che una persona parli mezz'ora non va bene perché impedisce altri di parlare. Allora dice se volete faccio una terza centrale piccola all'interno della centrale per portare calore pregiato per il teleriscaldamento alla bocca, però vi dico che questo sistema della verità non è conveniente, io non lo faccio, ma chiunque lo avesse intenzione di farlo dovrebbe prima studiare a fondo se è giusto. A tutti i livelli ormai nazionali e internazionali questa cosa non viene più considerata. Quindi io mi chiedo, non doveva essere questo un elemento portante nella dare l'autorizzazione alla via? Ad oggi la Repower non ha un sistema per smaltire il calore. E questo è ho finito il secondo punto. Ora mi preme passare a quello che riguarda l'impatto ambientale sull'ambiente e sulla salute pubblica. Il comitato è rimasto piuttosto, diciamo, non soddisfatto che un importante aspetto come quello dell'impatto sulla salute pubblica sia stato, non dico tanto dalla Commissione, perché se è vero che la Commissione poi ha redatto, è anche vero come è stato dato all'inizio, che su certe cose hanno dato il parere della provincia, comuni, diversi comuni, sembra 8 o 9, tutti quelli interessati hanno dato il parere, l'altro numero 3, eccetera. Peccato però che tutti abbiano quasi preso come oro colato quello che la Repower diceva nelle sue controdeduzioni. Ci sono, e dicendo che la centrale non emette particolato primario e per quanto riguarda il secondario andrà lontano. L'unica voce di dissenso in questo senso, scusate troppo di parole, è stata la relazione del dottor Bolognini. Un attimo di silenzio nel suo ascolto. Io direi, visto che è movimentato, un attimo di silenzio nel suo ricordo. Dottor Bolognini, nella sua, siccome era stato richiesto un parere, dice che attenzione, gli altri parleranno forse meno, attenzione perché negli stessi studi previsionali, se, si,
dal proponente Repower mostravano significative e misurabili ricadute in situazioni sfavorevoli, in aree più distanti, vale a dire nelle zone collinari del Monte Albano a sud-ovest rispetto all'impianto. E poi dice, per quanto attiene il valore dei limiti tabellari, si fa presente come questi non riflettono puntualmente e tempestivamente le ricerche scientifiche. E questo è così vero che tante associazioni americane, quelle associazioni per le malattie respiratorie, degli infarti, delle emorragie cerebrali, hanno fatto la richiesta all'EPA di abbassare notevolmente le concentrazioni delle PM2,5, perché già sotto 8 microgrammi metro cubo aumentano anche del 76% l'incidenza degli infarti, numerosi anche dei tumori, eccetera eccetera. E per concludere, ma avrei molte altre cose da dire, c'è un lavoro che è uscito recentemente in Italia su una centrale a metano, vi prego di andarlo a leggere, dove si evince che dopo 3 mesi dall'installazione di questo impianto a Modugno e a Bari sono aumentate le PM10, sono aumentati i ricoveri nell'arco di 1 chilometro, 3 chilometri e 6 chilometri, e dice che quindi c'è da stare attenti e prendere specifici provvedimenti per quanto riguarda anche le emissioni delle centrali. Le centrali a metano. E questa è la terza domanda è che lo stesso perito del, perché non sono stati presi in considerazione queste cose? Lo stesso perito della Repower, che è un professore del Politecnico di Milano, conclude la sua relazione che dice che non si emette particolato primario, dice certo però che per stabilire se effettivamente la centrale a metano può avere un effetto nocivo sulla popolazione bisognerebbe andare a misurare le nanostrutture, perché solo così che esce il particolato primario. E allora io credo, e concludo veramente nell'arco di 1 minuto e mezzo, che queste cose devono essere prese in considerazione anche per la valutazione, anche la letteratura scientifica avversa a quella e poi non tanto presentata dalla Repower, che i limiti in tabella, si è visto, non dicono niente perché c'è in corso una revisione. E allora noi ora puntiamo addosso e terremo ben aperti questa volta gli occhi sulla provincia, perché in questo momento la provincia sarà attrice, protagonista.